Nella serata di sabato 9 novembre, i telespettatori italiani hanno avuto a disposizione una vasta gamma di programmi, spaziando tra intrattenimento, sport e informazione. La competizione tra i canali è stata accesa, con Canale 5 che ha riconquistato il titolo di rete più vista del sabato sera, superando Rai 1. Questo cambiamento di rotta è significativo, considerando l'importanza degli ascolti nel panorama televisivo italiano. Su Rai 1, la settima puntata di Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci, ha attirato 3.359.000 spettatori, registrando un 24.36% di share. Nonostante il buon risultato, il programma non è riuscito a mantenere il primato, cedendo il passo a Canale 5. Questo show di danza, che ha sempre riscosso un buon successo, ha dimostrato di avere un pubblico fedele, ma la concorrenza è stata spietata. Canale 5 ha brillato con Tu si que vales, che ha raggiunto 3.538.000 spettatori e un 25,7% di share. Questo programma di talent show ha saputo attrarre un pubblico variegato, confermando la sua popolarità tra i telespettatori. La combinazione di talenti, emozioni e intrattenimento ha reso Tu si que vales un appuntamento imperdibile per molti italiani. Rai 2 ha proposto le serie 911 e 911 Lone Star, che hanno registrato rispettivamente 546.000 e 525.000 spettatori, mentre Rai 3 ha trasmesso Chuck, attirando 180.000 spettatori. Anche Rete 4 ha avuto il suo pubblico con Più forte ragazzi, che ha raggiunto 534.000 spettatori. Italia 1 ha offerto il film d'animazione L'era glaciale 5, visto da 806.000 spettatori, dimostrando che anche i film possono competere per l'attenzione del pubblico. Nel preserale, Rai 1 ha visto L'eredità conquistare 3.487.000 spettatori con un 22% di share, mentre Canale 5 ha proposto la replica di Gira la ruota della fortuna, che ha intrattenuto 2.653.000 spettatori. Le serie di Canale 5, come Beautiful e Endless Love, continuano a mantenere un forte seguito, con ascolti che superano i 2 milioni di spettatori. Questo dimostra come le soap opera riescano a mantenere il loro fascino nel tempo. Con l'avvicinarsi delle festività e l'arrivo di nuovi programmi, sarà interessante osservare come si evolveranno gli ascolti TV. La competizione tra i canali è destinata a intensificarsi, con ogni rete che cerca di attrarre il pubblico con contenuti sempre più accattivanti. E reality spettacolari hanno dimostrato di avere gusti e vari network.